Ciao ragazze e ciao ragazzi, è una vita che non registro. Sentirete probabilmente anche la televisione in sottofondo perché non posso chiudere la porta perché sennò di là muoiono. Oggi ho aperto il mio quadernino delle recensioni e mi sono accorta di avere praticamente il mondo intero da dovervi recensire. Li ho divisi per categoria, stasera registrerò il video delle recensioni dei prodotti che aiutano il make up, quindi gli strumenti di make up. Prima cosa di cui voglio parlare, se non cado e distruggo il mondo, è un set di pennelli che ho acquistato a un supermercato, un di market praticamente sotto casa mia. Si chiama Beauty Set Pennelli, è contenuto in questo contenitore in ecopelle terrificante. I pennelli sono svariati all'interno, sia da viso che da occhi. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Come dicevo, il contenitore non si può guardare, ma i pennelli sono abbastanza buoni, sono di tessuto sintetico, sono molto facili da lavare. Sto facendo routine perché ho finito di mangiare da pochissimo. Sono facilissimi da lavare, si asciugano molto rapidamente e mi sono presa un po' di appunti su questo foglietto sulle funzionalità dei diversi pennelli. Iniziamo da quello più grande, che è questo. Il manico di questo non è molto grande, è grande più o meno quanto una mano. Hanno il parte in manico nera e qui sono tipo di un melanzana violaceo. Questo pennello grande, tipo da cipria, è molto morbido, ha le setole qua scure e in punta chiare, è molto fitto ma estremamente morbido. Allora, come cipria, pennello da cipria non mi è piaciuto perché è troppo compatto, quindi lascia sul viso un pastone di cipria tipo panettone e non mi piace. Mi è piaciuto abbastanza come pennello da farda perché la grandezza più o meno è ideale e si fa un bel effetto gote rosse tipo Heidi, però ovviamente senza esagerare, ma si riesce a sfumare bene il prodotto. Come pennellone da terra abbronzante, è troppo compatto, lascia un effetto troppo finto sul viso, quindi non mi ha fatto impazzire. Mi è piaciuto invece come effetto, come pennello per applicare il fondotinta in liquido. Io praticamente ho applicato la DD Cream di Galenic, se vi interessa la recensione la trovate giù nell'info box, e mi è piaciuto perché rende una semplice DD Cream abbastanza coprente, sempre per il fatto che è un pennello molto molto doppio. Il secondo pennello di cui voglio parlare, che è leggermente più alto rispetto a quello che vi ho mostrato prima, è un pennello a setole molto molto poche e non compatte, dalla forma tondeggiante ma tagliate, sto perdendo un pelo, ma tagliate leggermente in obliquo, non so se si nota. Utilizzato come pennello da fardo non mi è piaciuto perché è troppo leggero, l'effetto sulle guance non si nota per niente, invece è perfetto sia per la forma sia per le poche setole come pennello da contouring. Si riesce a disegnare un buon profilo degli zigomi, si riesce a sfumare anche per il contouring tonteggiante del viso e per quello sotto il mento. Io quello per tonteggiare il viso non lo faccio quasi mai perché la mia fronte è già abbastanza tonda di suo, quindi non ne ho bisogno, però mi piace enfatizzare molto i miei zigomi che sono già abbastanza alti di loro, quindi cerco spesso un pennello da contouring che mi faciliti la sfumabilità del prodotto, e questo mi è piaciuto molto. Come invece pennello per l'highlighting è
un pochino troppo grande, si deve andare con troppa precisione, specialmente per le lighting sopra lo zigomo, quindi non mi è piaciuto. E come pennello da terra abbronzante, per un effetto veramente leggero, quasi invisibile, solo un'enfatizzazione dell'effetto naturale, ancora però troppo poche setoline, diciamo così. Poi c'è un pennello, nel frattempo le sto mettendo anche a posto, c'è un pennello, oh, tira di fuori, si è incollato, un attimo, ok, un pennello a lingua di gatto per il fondotinta. Questo è molto duro e molto compatto, sempre setole scure in punta chiaro con una buona punta. Ovviamente stirare il fondotinta con questo è molto facile, sempre se si è in grado di gestire il fondotinta liquido con un pennello del genere. Io all'inizio ho avuto un po' di difficoltà, prendendoci la mano non si notano i vari pelucchi e le striature che può lasciare un pennello del genere. L'ho provato anche per il contorno occhi, ma come si nota è troppo grande, quindi quello no per la grandezza. Per il contorno occhi, sempre a lingua di gatto, c'è l'altro pennello, che prima di parlarvi della sua funzionalità, vi devo dire che mi si è staccato il manico, quindi appena posso metto una goccia d'attac e tout va bien. Si è staccato praticamente dopo il terzo e il quarto lavaggio, quindi la colla non è durata tantissimo. Anche questo, setole nere in punta bianche, questo è piccolino più o meno quanto un dito. E questo pennello a lingua di gatto piccolino, ovviamente è molto facile gestire il correttore nel contorno occhi, forse un pochino troppo grande per i brufolini eccetera, però andando con precisione si riesce anche a sfumare un correttore per i brufolini. E non mi piace come ho pennello per prelevare l'ombretto in polvere e in crema, perché ne preleva poco, cioè ne preleva tanto dal contenitore, ma ne deposita poco, quindi questo no grazie. Poi ancora un pennello per occhi, è un pennello tagliato obliquo, piccolino, sempre setole bianche e nere. Mi è piaciuto molto come pennello per applicare le liner in gel. Era una vita che non lo applicavo, non lo so perché, ma in questo periodo mi sto toccando molto con gli ombretti. Prima utilizzavo invece di tirare solo una linea di liner, mascara e uscire. Invece da gennaio più o meno ho ricominciato a scoprire gli ombretti tutti i giorni e io adoro il colore, quindi mi diverto tanto. Mi piace anche applicare l'ombretto in polvere tipo nero di giorno, un ombretto colorato, una sfumatura nera grigia all'interno con delineando la linea delle ciglia con un ombretto nero, ci si trucca in modo rapidissimo e l'effetto è molto sfumato e bellissimo da giorno. E questo pennello permette di creare questa linea con l'ombretto molto facilmente, con una bella sfumatura di nero. Come pennello per le sopracciglia non mi è piaciuto perché è troppo morbido, quindi non mi aiuta a disegnare perfettamente l'angolo e la puntina. Classico pennello da applicazione, mi piace perché è in quello in silicone, quindi preleva in modo adeguato gli ombretti e li deposita in modo perfetto. Poi ha una punta, è molto comodo anche per sfumare le matite. E infine, vabbè, il classico pennello da sopracciglia, niente di trascendentale, e anche sporco, non l'ho lavato perfettamente. Questa parte qua che io utilizzo quando lo vado a utilizzare per risistemare le sopracciglia è abbastanza morbida e non fa l'effetto grattugia sugli occhi, perché tanti sono troppo duri e fanno un pochino male agli occhi. Di questo qua è il set di pennelli. In compenso mi è piaciuto molto perché l'ho pagato intorno alle 7-8 euro per questi pennelli con questa qualità, se puoi defar, se puoi defar. Altro prodotto, strumento di make up, sono state queste
questi ricambi per piegaciglia della Peggy Sage. Non so se si riesce a notare, comunque all'interno ce n'erano 5. Una l'ho già messa all'interno del mio piegaciglia, se vi interessa la recensione di questo piegaciglia, ho pagato pochissimo da Idea Bellezza, sempre giù nell'info box. Allora, con il gommino della Peggy Sage è della grandezza giusta dei classici piegaciglia, quelli a arcata intera. Si accomoda facilmente, è morbido ed è resistente al punto giusto, quindi non va a spaccare le ciglia, ma le va a piegare e accompagnare bene nel movimento, quindi mi è piaciuto molto. Questa ormai la sto utilizzando da... Allora, erano forse marzo, siamo a luglio, quindi... vabbè, io non uso molto spesso il piegaciglia, però tipo una volta a settimana me le vado a piegare per fare l'effetto dietro alle orecchie, quindi... mi piace abbastanza. Vorrei vedere un attimo fino a quanto dura. Ovviamente la prima volta che l'andrò a cambiare questo gommino lo inserirò nei prodotti smaltiti, quindi potremo farci più o meno un'idea di quanto può durare un gommino di Peggy Sage di questi qua di ricambio. L'ultimo prodotto per la recensione di questa sera è dell'Emanuela Biffoli, è il piumino per cipria compatta in polvere, misura media. L'avevo comprato perché sto usando la cipria di MAC, la Sculpt, che non ha il piumino, ne avevo comprato già un altro, però era troppo grande, quindi non lo riuscivo a inserire. Cercavo uno più o meno di questa dimensione da poter inserire nella cipria, così da poter portarmi la cipria con il suo piumino per i ritocchini. Neanche questa è andata, bene per lo scopo per il quale l'ho acquistata, quindi è un'altra di quei piumini che terrò all'interno della vanity e quando mi serve di utilizzarla a casa, quindi me ne dovrei comprare un ennesimo. Il problema non è la grandezza quanto invece lo spessore, vedete qua, è quasi un dito. Se vi interessa la recensione della cipria di MAC e dell'altro piumino che non mi ricordo di che marca sia, sempre giù nell'info box. Ormai farò tutto il video così. Comunque, questo piumino, il cui materiale, non lo guardate il colore perché è sporco, di solito dovrebbe essere bianco, ha ovviamente il cosino per tenerci le ditine dentro, ha una consistenza molto morbida, è un bel vellutino, preleva bene la cipria e la distribuisce in modo abbastanza uniforme, diciamo che rende l'effetto abbastanza coprente. Se utilizzassi solo la cipria senza il fondo, un minimo di coprenza e di colore comunque lo riuscirei ad avere sul viso. Mi piace la sua grandezza perché piegandola leggermente riesco a lavorare anche il contorno occhi e ovviamente mento e naso vanno benissimo. L'ultima volta che l'ho lavata ho fatto l'errore bagnata di fare questo movimento, di sfregarla tra le mani, mi si è arrotolato uno dei pezzi che sta all'interno, quindi ho qua al centro ho un rotolino, ormai rimarrà così. Volevo vedere se riuscivo a tagliare, tirarlo via e poi ricucire, alla fine non l'ho fatto più. Comunque per tutto il resto è un piumino molto morbido, preleva bene la cipria, la sistema bene sul viso, è facile da gestire perché è piccolino, però me ne serve un altro. Ok, recensioni per questo video finiscono qua, le recensioni dei prodotti, degli strumenti di make up finisce qua, io vi aspetto nel prossimo video che, vediamo un po' se riesco a girare ora, mi sa che lo registro ora, quindi ci vediamo tra pochissimo. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!